Buonasera da Casandrino, Luigi Di Donato, sempre da Casandrino, vicino alla Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, insomma, qua, in alto, L27 S71, Alto Sud, Samsung 27 pollici, accendiamo, vediamo un attimo la situazione. LED rosso, eccolo qua, 4 lampeggi e nessun segno di vita. Io non so proprio niente che cosa ci troverò qua all'interno. Niente, non si illumina lo schermo. Mettiamo il generatore di bare, vediamo un po' se rileva qualcosa. Ecco qua, questa è la mia SCART del generatore di barre che ho qua dietro nascosto. Poi c'ho un altro generatore di barre qua sopra, un altro generatore di barre, oscilloscopio, televisore CRT, vi ricordo, come cimelio, come souvenir. Vediamo un attimo, sento solo un fruscio. Allora io non so niente, apriamo il televisore, vediamo un po' la situazione. Allora, solo un fruscio, non è il fritto di pesce, ma qualche altra cosa. Apriamo e vediamo un po' cosa troviamo di bello all'interno. Allora, aperto il televisore, non noto, vabbè, uno lo noto, uno si vede chiaramente un condensatore gonfio sul secondario di alimentazione, questo qua. Non so se si vede l'ultimo in alto, dopo vediamo un po' che cosa li mette. Però visto che non si accendono le lampe del fluoro, questo non è LED ma è un televisore più o meno datato, più o meno vecchio, quindi c'ha le lampe del fluoro. Il fluoro non è quello che c'è nel dentifricio, anche quello, però in questo caso non è dentifricio, ma sono le lampe al neon fluorescenti che sono all'interno del pannello e vengono alimentate da questa scheda, che è la scheda inverter, cioè quella che alza la tensione 600-700 volt fin quando non si illumina lo schermo. Tensione di riferimento l'abbiamo stampata sul connettore 24 volt. Eccolo, ah, mo finalmente si è messa fuori questa cacchio videocamera. 24 volt. Quindi per prima cosa bisogna visto che quando si accende non si illumina lo schermo, andiamo a controllare innanzitutto la presenza dei 24 volt sull'inverter, sulla scheda inverter che illumina poi a sua volta lo schermo tramite le lampe del fluoro. E poi la cosa più importante è l'on-off. L'on-off che cos'è? Che non è che si arrivano i 24 volt si accendono le lampade. Le lampade, c'è cioè il processore, abilita i MOSFET nel momento in cui arriva il segnale di on, cioè che viene abilitata l'accensione del. Questo è un discorso più complesso, ma facciamo a Natale, non andiamo a passiamo a presa. Allora, sul connettore abbiamo tutte le tensioni segnate, abbiamo 24 volt negativo, on-off, dimmer. Dimmer la retroilluminazione, quindi andiamo a controllare innanzitutto la presenza dei 24 volt. Acceso il televisore, prendiamo il telecomando originale cinese. A proposito, per le madrelingue, non è vero che c'ho solo il tester originale cinese da 15 euro, c'è anche quello là digitale da 7 euro. Eccolo qua. Quindi in questo caso, crepi l'avarizia, quello da 15 euro va bene. Allora dicevo, andiamo a controllare la tensione dei 24 volt, fondo scala 50 volt, tensione continua. Posso anche rilevare la tensione sull'altro connettore, che praticamente è gemello a quello su cui è connesso l'inverter. Abbiamo nei primi pin i 24 volt, come vediamo, facciamo contatto, no, qua. Ecco qua, 24 volt presenti. Però la cosa importante, se riesco in qualche modo a bloccare, ci sono riuscito, ho bloccato il puntato del tester sul connettore, spengo il televisore, LED rosso acceso fisso e devo controllare la cosa più importante, l'on-off, cioè la tensione che abilita l'inverter, che ha il pin numero 123. Non so se questa videocamerina riesce a. Penso di sì, si vede qualcosa. Vedete? Al pin numero 3 c'ho l'on-off, quindi questo qua. Se c'ho 3 volt circa nel momento in cui vado a accendere il televisore, vuol dire che viene abilitato. Quindi andiamo direttamente sulla scheda inverter a perdere tempo. Però abbiamo detto pin numero 3 on-off che abilita il processore sul pilotaggio dell'inverter. In qualche modo sono riuscito a far fare contatto. Dopo non pochi bestemmie. Quindi abbiamo detto 24 volt ci sono, quindi accendiamo LED rosso acceso. Allora sta su facciamo LED rosso, fammi spegnere la luce, non si vede, ecco qua, non si vede LED rosso.
Abbiamo detto pino numero 3, fondo scala mettiamo 10 volte. 10 volte fondo scala. Accendiamo il televisore, andiamo on. Se arrivano i 3 volt, vuol dire che l'inverter è abilitato. Adesso eccoli qua. Quando su? Su più di 5 volte, altro che 3 volte. Quindi anche non ho fatto io, le lampade non si illuminano, quindi vuol dire che abbiamo un problema lampante sull'inverter, quindi è inutile andare a sbattere qua, dopo cambiamo anche il condensatore, però andiamo direttamente a vedere che cosa è successo sulla scheda inverter. Quindi che cosa facciamo? Andiamo a togliere la gabbia, spegniamo qua, andiamo a togliere la gabbia di protezione, la schermatura sul modulo in oggetto, sulla scheda che alimenta le lampade, e andiamo innanzitutto a controllare il fusibile di alimentazione, cioè dei 24 volt sull'inverter. Di vista è considerato che l'inverter è alimentato dai 24 volt, l'on-off di abilitazione arriva, vuol dire che il problema è sotto qua. Andiamo a togliere la schermatura, la gabbia che protegge il tutto, questa è una gabbia antincendio, e poi hanno fatto i buchini chiaramente perché si devono raffreddare i componenti, altrimenti diventa un forno qua sopra. Niente, andiamo a controllare innanzitutto il fusibile di alimentazione, se è integro oppure saltato, e poi tutto il resto, vediamo un po' la situazione. A posto, tolto le viterelle che tenevano ferma la schermatura, vediamo questo bel inverter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lampade che alimenta le lampade al fluoro. Allora, innanzitutto, come abbiamo detto, dobbiamo testare il fusibile di alimentazione. Non lo so se si vede, non si vede, come ci faccio i miei tester, mi chiama la racca per fare i giuristi. Tolta la schermatura dalla scheda inverter, vediamo che oltre al fusibile principale, questo qua, sui 24 volti, aspetta, sembra che sta cazzo di videocamera va a fuoco, perciò perdo un po' di tempo. Abbiamo altri fusibili, sempre sui MOSFET, che a loro volta pilotano i trasformatori elevatori, a loro volta pilotano i connettori, a loro volta pilotano le lampade a fluorescenti che illuminano lo schermo. Quindi, per prima cosa, oltre a controllare il primo fusibile sui 24, dobbiamo controllare anche gli altri. C'è questo qua sotto, 3A 63V. Questo qua in alto 3A 63V, quindi bisogna controllare tutte le linee. Io ho fatto questa ripresa che non riesco a inquadrare tutto dal cavalletto. Rimetto sul cavalletto, andiamo ancora a controllare gli altri. Allora, controlliamo gli altri fusibili. Faccio la parte che, per farvi capire. Io già, vabbè, lasciamo stare il segnale acustico, sono le male lingue. Va a finire che dice questo, prende il cane per testare i componenti. Vabbè. 0 ohm fondo scala, ohm per 1. Tensione di rete, ho tolto la spina, primo fusibile è intero, va bene, secondo a posto, terzo fusibile sui 24, interrotto, come vedete si nota solo la carica, la scarica dei condensatori, e vabbè, almeno non c'è un corto, perché quando c'è un corto va a fondo scala, infatti. Ok, c'è il fusibile interrotto, questo in alto, quindi bisogna controllare un attimo la situazione dei trasformatori elevatori, come si fa? Allora, a questo punto vi faccio una sintesi della riparazione, perché a un certo punto ho interrotto il filmato perché le cose sono un pochettino complicate, che mentre nel primo caso, cioè questo è l'inverter originale del televisore, io avevo, come abbiamo visto, un fusibile interrotto. Ho fatto un test in ohm dei vari trasformatori, ho notato delle differenze, poi a un certo punto sono saltati anche altri fusibili. E ho preferito andare a scavare tra le mie cianfrusaglie, cioè il mio deposito, e ho trovato un inverter uguale. Però l'altro inverter, mentre nel primo caso non dava segni di vita perché non andava nemmeno in protezione, cioè avevo un fusibile, come abbiamo visto, interrotto, l'altro che ho montato, che è uguale, praticamente si accendeva e poi tornava in protezione. Ho fatto un test in ohm e ho visto che ohmicamente uno dei trasformatori, cioè il terzo dall'alto verso il basso, mi dava una differenza in ohm rispetto agli altri, quindi ho dedotto che era parzialmente in corto. Quindi che cosa ho fatto? Ho tolto
uno dei trasformatori elevatori dall'inverter vecchio, cioè dell'originale televisore, l'ho passato sull'altro vecchio, cioè siamo lì dall'altro d'occasione. L'ho montato su questo inverter in sostituzione che non aveva nessun corto. Accendiamo, LED rosso lampeggiante e televisore si accende. Eccolo là, avete visto la luce? Quindi ho invertito, ho sostituito l'inverter più un trasformatore elevatore. Non volevo a un certo punto più fare il filmato, però è anche giusto anche farvi vedere come è andato a finire, perché non è nemmeno bello per un certo punto togliere un filmato da mezzo solo perché non è andato un buon fine. Va bene, questo è tutto, Luigi Tirante da Casalimo, vediamo che cosa succede in questa settimana, va bene? Mi raccomando, il cane non c'è. Il cane sta sopra, ieri è venuto a pranzo con me fuori, si è fatto che non serve più, poi vi faccio vedere il filmato. Quindi alla fine, riassumendo, abbiamo risolto tramite due schede, recuperando dei trasformatori. Di morale della favola abbiamo recuperato. Ma c'è, puttana, stava acceso, ho preso pure la scossa. Porca puttana, era acceso, ho messo il dito sopra. Arosta. Sento un odore di carne arrosto, mo le male lingue si stanno ingrassando, ma la faccia loro non mi sono fatto niente. Allora dicevo, ho recuperato l'inverter, recuperando un trasformatore da un altro inverter, cioè dall'originale, da due, insomma da due è uscito uno. Questo è tutto, Luigi di Donato da Casandrice. Chiaramente questo è il bonus, voi dite, ma se io non ho un inverter da sostituire, da provare, che come cacchio faccio a capire che è successo? Ve lo dico io come dovete fare. Testate i nomi secondari di alimentazione uno per volta e vedete quando è che trovate l'uno rispetto all'altro differente i nomi, vuol dire che l'altro o è in dispersione o è in corto o addirittura è interrotto. Quindi a quel punto riuscirete a capire che uno di adesso, qual è il trasformatore elevatore rispetto agli altri che è da sostituire, eventualmente il fusibile di protezione, però attenzione che anche un trasformatore elevatore può anche comportare la rottura del MOSFET e di conseguenza il fusibile di protezione, quindi può essere l'effetto di una causa, il fusibile e il MOSFET, cioè causa del trasformatore, MOSFET in corto, fusibile interrotto. Voglio, questo è tutto, ci rimane tra qualche altro video, prima cazzo ci mai inventato. Ciao ciao a tutti. E mi raccomando, conservate sempre, pure che le schede sono guaste, conservate che torna sempre utile qualcosa. Ciao ciao a tutti. Ok, a posto. Qua non c'è il pericolo, il rischio che tolgono i video per violazione del copyright. È il mio monoscopio, quindi non ci sono. Il mio, insomma, quello che ho sul generatore di barre. Quindi non ci sono rischi, ok? Questo è tutto. Come vediamo, non ci sono zone d'ombra, vuol dire che tutte le lampade sono accese. Luigi Donato di Casandria, al prossimo video. Ciao, ciao a tutti. Billy, sei diventato una capra. Testa fa male comunque lì quando venne infatti posso parlare a minuti proprio per entrare.